Oggi rassegno le mie dimissioni da deputato della Repubblica Italiana. Quando sono entrata alla Camera dei Deputati ero una scienziata conosciuta e stimata per gli studi che avevo svolto in virologia. Ero piena di buoni propositi e assolutamente determinata a sollecitare quei cambiamenti nel mondo della ricerca di cui l'Italia ha un disperato bisogno. Avevo una missione. Dopo circa un anno dalla mia elezione sono stata travolta da un'indagine giudiziaria risalente agli anni 2000 che mi accusava di reati gravissimi, uno dei quali punibile con l'ergastolo. È stato per me un incubo senza confini ed una violenza che non solo mi ha segnata per sempre, ma che ha coinvolto e stravolto anche la mia famiglia. L'effetto più devastante che queste accuse hanno avuto sul mio ruolo di parlamentare è stato quello di aver minato la mia credibilità, ed è proprio questo particolare della vicenda che entra in gioco la parola rispetto. Un parlamentare che non è credibile non è in grado di portare avanti con forza le istanze nelle quali crede. Un parlamentare che non è credibile viene attaccato, anche in maniera strumentale, e le sue battaglie perdono di energia vitale. Un parlamentare che non è credibile non viene preso sul serio. Nell'affrontare ogni giorno in questa Camera la mia nuova condizione di persona non credibile e oltretutto accusata di crimini gravissimi, ho vissuto sulla mia pelle per oltre 2 anni come la mancanza di credibilità non mi stesse permettendo di portare avanti quello per cui mi ero impegnata con i miei elettori. Io ho trovato questo intervento denso di dignità e soprattutto, l'ha detto la stessa capua, io voglio dare voce agli innocenti che sono accusati ingiustamente. Abbiamo pochissimo tempo, però Sisto ieri è intervenuto in aula a proposito di questa vicenda. Che cosa vuole dire? Una malattia drammatica del nostro paese, la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva è costantemente violata dalla stampa, dalla politica, dalla gente. Perdere nel Parlamento una personalità di questo genere ci dà l'idea di come fatalmente la fuga della qualità dal Parlamento si possa diventare un grosso problema. Ieri si è consumato un fatto gravissimo, è andata via una parlamentare di qualità, andata via non dal Parlamento, dall'Italia. Dall'Italia perché torna negli Stati Uniti, peraltro lavorerà negli Stati Uniti in un centro di ricerca importante. È l'ammissione che questo è un paese in cui basta un indice puntato di un qualsiasi pubblico ministero, una propalazione giornalistica sconsiderata, perché neanche hanno chiesto scusa alla capua. I 5 Stelle che l'hanno aggredita pesantemente in commissione neanche le hanno chiesto scusa. Allora, è un paese in cui noi dobbiamo recuperare questa presunzione e Severino, Monti, Fornero non ci hanno aiutato in questo minimamente. Perché io quella la considero una stangata vera e propria di confronto del governo Berlusconi. Dobbiamo recuperare il baricentro costituzionale. Ho finito. La Costituzione va rispettata sempre. Va difesa, il no serve a difenderla, ma va difesa proprio su quei principi fondamentali.